dentro. Chiara! Spiegel! Esattamente! O te ne vai di là o giuro che mi arrabbio, Lucia, e cosa vuole? Ah, mamma mia! Che stanchezza! No, Lucia, no, non gridare, non gridare, no, 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 non mi posso muovere, no, non ti posso raggiungere. Ah, così urgente, sì, no, vabbè, arrivo. Oh, cavolo, adesso Chiara e Diego sono di là e io devo correre da Lucia? Vabbè, chiamerò la zia Vittoria e gli chiederò se mi farà da babysitter a Chiara. Sì, ciao zia Vittoria, sì, ho assolutamente bisogno del tuo aiuto, sì, dove sei? Ah, sei con mamma? Sì, ok, va bene, digli di lasciarti qua a casa mia perché ho urgentemente bisogno di te, mi dovrai fare da babysitter per qualche ora, Chiara? Ok, va bene, dai, ti aspetto, ciao, ciao amore, grazie, ciao, ciao, ciao. Ah, finalmente, Chiara, amore, Diego, bimbi, ma. Dai Chiara, vieni! Dai Chiara! Mamma, che c'è? Amore, sta per arrivare tua zia Vittoria. Perché? Amore, perché mi ha chiamato Lucia, è successo un casino con suo marito, il bambino, non ho capito molto bene. E sta per arrivare per farti da babysitter. Ma perché devi andare per forza tu, che ci sono miliardi di persone? Amore, sai che quando Lucia chiama ogni volta gli devo correre, tu lo sai? Cioè, la mia Vittoria farà da babysitter a me, Diego? Bravissima, amore, quindi sei contenta? Sì, con calma. Ho suonato il campanello, vai tu ad aprire? Sì, mamma, vado ad aprire io! Vabbè, Chiara, la giacca fa freddo! Mamma, cosa sta succedendo? Nulla, amore, hanno suonato il campanello, non ti preoccupare, la zia Vittoria, perché per un paio d'ore vi dovrà fare da babysitter. Sei contento? Sì! Aiuto! Chiara, ma ti sembra... Chiara, cosa stai combinando? Zia Vittoria, buongiorno! Prego! Ragazzi, io non so perché, ma ho la sensazione che combineranno un disastro. Vabbè, bimbi, io devo correre. Non mi porto neanche la borsa dietro, tanto c'ho telefono e chiavi. A dopo! Ciao! Ragazzi, mamma mia, meno male che ogni volta la zia Vittoria mi aiuta. Vabbè, ci vediamo dopo. Questi bambini, ogni volta mia sorella li lascia solo per guardare. Stavolta mi guarderanno loro, o almeno cercherò di farla bambina. Allora, via di stare l'infornata, fammi dare i segreti. Dai, che cosa possiamo giocare? Non so, dai, su. Perché devo pensarci ogni volta, dai. Zia, dai, giochiamo. Allora, i miei capelli innanzitutto non ti tocco. Oddio, Dio, Dio, possiamo giocare al gioco dei poppi? Vabbè, se ci tieni tanto, lo faccio solo perché sei tu. Allora io vado a prendere, corro e arrivo subito. I poppi proprio non mi piacciono, li detesto. Infatti devo escogitare un piano come farli scomparire dal nulla, così non giocheremo. Sì, so già come fare. Dai Chiara, vieni, giochiamo a nascondi. No, con i poppi. Zia, era bellissimo questo poppit. Ero subito. Ah, è vero. Che sfida facciamo? Semplicissimo, non è una sfida, ma è un nascondino con i poppit. Cioè, io li nasconderò e tu, testina di cocomero, li troverai. E chi ne trova di più vince, ok? Ok, ma zia, ma quanto devo contare? Tu arriva fino a 25, va? Vabbè, lo sai che zia? Una cosa bellissima. Il gioco l'abbiamo già fatto insieme alla mamma però. Quindi se non l'hai ancora fatto, vai a vedere qua a fianco, subito, il nascondino con i poppi. Al buio, dai su, zia. Ma vai a contarli, va con meglio. Io inizio a nascondere. Su, vai, vai, vai a contarli.
comincio? Uno, due. Sì, sì, conta tranquilla, conta, conta. Li troverai sicuro. 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Vabbè, fammi pulire. Ma aspetta. Ma pulire a lei, ma... Ah, adesso mi vado a riposare un attimo sul divano. 20, 21, 22, 23, 24, 25, via! Ti ero da tantissimo che non contavo, dai! Via, via, via! Come mai sei sul divano? Alzati e vedi! No, c'è la scusa, la voglia di giocare, su! E i miei puppet dove sono? Non ti preoccupare, i tuoi puppet li ho buttati! Avevo buttato! Dove metti i miei poppi? Ti ho detto che li ha buttati, dai! Ah, ma volevo solo farmi un riposino! Via! Va! Piangi! Oh, dai! Ma c'è le capriole? No, sistema! Su, dai! Oh, oh, oh! Sei tu che mi devi fare da babysitter, non che io ti devo fare da babysitter! E basta! Basta, lanciarle! Del telefono non me ne faccio più niente. Uffa, io sono piccola e devo fare da babysitter a mia. Oh, Vittoria! Vittoria! Adesso vieni qua con me, ti siedi a terra, questo via. No, no, sei pure rotto. E basta! Infatti, mi sta chiamando la mamma. Ok. Ehi, Giulia! No, no, tutto a posto, è tutto in ordine la casa. Sì, sì, proprio. Stai per arrivare? Ah, ok, va bene. Ok, 5 minuti. Ah, ok. Sì, io non posso fare a te. Babysitter, dai, per favore. Non è che io devo fare da a te la babysitter, sei tu la grande. Ma perché sei venuta oggi? Per farmi disperare? No. Cioè, l'intenzione, ragazzi, era un po' quello, cioè, no. Cosa? Vabbè, dai, Chiara, sistema, poi vai a fare un bel disegno. Dai, su, via, faccia. Brava, ottima idea. Un disegno, infatti, ho sistemato tutto. Chiara, voglio acqua! La voglio! Ah, vuoi l'acqua? Allora ce l'avrai. Via! Ah, hai portato questa acqua, dai! Via, tieni! Grazie. Chiara, cosa mi hai messo dentro? Chiara! Semplice acqua del rubinetto! E meno male che non ti ho messo l'acqua del gabinetto! Adesso lasciami stare e faccio un bel disegno. Allora. 2 hours later. 2 ore? 2 ore che non si sentono qui, 2 nanetti. Oppure piccoli sgorbi. Vado a controllare e magari a fare qualche disastro. Chiara, cosa stai facendo? Allora, dimmi un po' che fai. Sto scegliendo un colore, lasciami stare. Ma questo disegno qua, guarda, bello. Mi piace molto, è il mio preferito. Ah, il tuo preferito? Questo. Capito, capito. Questo. Chiara! Cosa c'è, via? Dai, me lo dai! Allora, in questo disegno, visto che tu lo reputi ovviamente il tuo preferito. Ah! Ops! Ah! No, no! Cosa hai esattamente appena fatto? Dai, Chiara, su, cioè, cosa vuoi che sia? E ora ti rimeriti tu. Bugiarda! Non... Fatti in camera. Ti rimane, no. Guarda che sono io la babysitter. Decido io come devi lavorare. No, te ne vai! Ciao!
che fa la babysitter. Ma in realtà io vado a mio fratello, ho pulito casa, ho riordinato i suoi catini, pure di più, ma non sentite il disegno che mi piaceva. Uffa. Oh, te ne vai di là? Oddio, ora la mia radio, Ragazzi, finalmente sono tornata, come potete notare. Ah, guardate! Cioè, si stanno prendendo dai... Ragazze, cosa diavolo state facendo? No, Chiara! Cosa stai facendo? Chiara, Chiara! Ragazze! Vi ho detto che dovete stare ferme! Tutte e due sedute sul divano, subito! Mamma, adesso ti... Ti raccontiamo! Ancora, dai, su, dammi qua ora. Oh. Ti racconto tutto. Allora, no, portiamo dal presupposto. Zitti! Oh, allora, tutte e due, zitti. Io non voglio sentire nessuna delle due. No. L'unico che sentirò è Diego. No, mamma, veramente. Se vado a far fare di Vittoria, ho detto... Oh, guarda, che giù il codo. Io ero lì che stavo sistemando tutto il casino. Oh, Chiara, ma cosa hai fatto? Ho sistemato tutto il giorno! Guarda! Lei ma sta facendo il mio disegno preferito! Va bene, Diego? Semplice, hanno litigato tutto il giorno.